E con noi forse il protagonista della partita, il grande Francesco Conigliano, che oggi ovviamente ha fatto la protagonista, insomma, il gol del vantaggio dell'1-0 e poi sull'1-1 ha salvato al 2-1 per il Zambiase che poteva cambiare questa partita. Insomma, Francesco, complimenti, una grande partita da parte tua. Poi purtroppo su quel salvataggio ti sei fatto male e sei uscito. No, è stata una partita comunque dura, affrontavamo una grande squadra, una squadra che comunque può dire la sua in eccellenza, comunque farà sicuramente un grande campionato, però noi avevamo due risultati su tre e non siamo venuti qui sicuramente per pareggiare, ma per cercare comunque di fare bene, abbiamo vinto e va bene così. Senti, adesso ti dico una cosa, la squadra ha cominciato bene, diciamo, tre partite, tre vittorie, diciamo, anche se domenica diciamo, è stata anche un po' dura, però so che avete meritato anche lì, quindi ti chiedo, adesso in Coppa Italia siete passati e adesso domenica c'è il Cutro, una squadra che oggi ha pareggiato pure 1-1 col Cotronei, insomma, credo che verrà lì da voi domenica sicuramente. Non, anche galvanizzato da questo pareggio per cercare di fare il risultato. Tu ecco, come la vedi? Sicuramente noi ora stiamo facendo un passo alla volta. Abbiamo superato l'ostacolo Sambiase, da domani lavoreremo per quanto riguarda la partita di domenica col Cutro. Siamo una squadra, non ci nascondiamo, nata per vincere il campionato. Volevamo fare bene anche in Coppa Italia, ci siamo riusciti. E andiamo avanti con questa mentalità perché in ogni caso questa è una squadra che già si conosce, stiamo facendo gruppo, insomma è una squadra giustamente già rodata in quanto comunque con qualcuno già ci abbiamo giocato insieme, il mister ha avuto parecchi giocatori di questa squadra, quindi diciamo possiamo che fare sempre meglio. Comunque, un'ultima cosa, questo, comunque tu come hai visto la squadra oggi? Oggi mi diceva un tuo compagno, oggi abbiamo giocato la squadra. In ogni caso noi giochiamo sempre da squadra, alla fine non giochiamo mai da singolo, giustamente abbiamo anche dei giocatori che possono sfruttare delle azioni, però siamo nati per giocare tutti quanti insieme e cercare di creare la superiorità numerica. Con noi anche Claudio Morelli, Claudio ci avevamo sentito ieri al telefono, mi aveva detto io ci provo, ci ha provato bene, anche perché è una vittoria credo anche meritata, perché ci avete creduto fino alla fine, anche un uomo in meno alla fine, ma poi anche un arbitraggio che secondo me non mi è sembrato nella migliore forma, sei d'accordo? No, io sono d'accordo sul fatto che la Promosport abbia meritato oggi il passaggio del turno con una prestazione fatta tanta di attenzione, di dedizione e anche di qualità. È stata una partita dove siamo venuti a giocarcela a viso aperto con tante defezioni, ma io ho sempre detto che la mia squadra è un gruppo e loro lo sanno. Quindi stiamo crescendo domenica dopo domenica. Queste prestazioni servono a dare maggiore consapevolezza della forza del gruppo di questa squadra. Poi anche un derby, Claudio, Sì, oltre al ad essere. di là di questo che è un derby sul quale è sempre bello giocarlo e soprattutto se ci riesce vincerlo. Io auguro al Sambiase di raggiungere l'obiettivo del campionato, hanno sicuramente Sto un sentendo, ma è ottimo. anche corretto, molto corretto, Sì, credo. assolutamente sì, pur essendoci il passaggio del turno, io credo che da una parte e dall'altra si sia avuto il massimo rispetto e nello stesso tempo si è giocato a calcio col sano agonismo e come è giusto che sia. Senti, ultima cosa, adesso domenica nel Cutro, ha pareggiato oggi il Cutro pure, non so dove ho giocato, con una squadra forte, insomma, non mi ricordo comunque Al chi ha fatto. Cotronei forse. Cotro ne ha fatto 1-1, avevo di dire, era forse anche organizzata questo risultato, Assolutamente, ma noi ecco. sappiamo benissimo che in questo campionato non c'è niente di scontato. Stiamo lavorando, cercando di affrontare domenica dopo domenica gli avversari, sapendo che non c'è, ripeto, non c'è niente di scontato, neanche se qualcuno adesso si sta nascondendo dietro al fatto di dire la Promosport deve vincere il campionato e qualcuno si sta nascondendo dietro a questa situazione. Io invece dico che noi vogliamo essere protagonisti. Ci fa molto piacere aver superato questo turno di Coppa. Proveremo ad andare avanti fino a dove è possibile, ma soprattutto cercheremo di portare avanti il nostro campionato, che è la cosa principale. Ma secondo me domenica avete fatto anche una grande partita difficile, in un campo Molto difficile. difficile avete vinto
È stata una partita, io credo, fatta dai ragazzi con tanta esperienza. Abbiamo tenuto benissimo il campo, un campo dal punto di vista diciamo di terreno di gioco non ottimale. Non si poteva. C'è il fratello che ti sta guardando, boh, salutiamolo. Ciao, ciao Massimo. Lo aspettiamo domani e lo aspetto. E stavo dicendo che siamo, ripeto, siamo contenti di quello che si sta facendo, della crescita soprattutto dei nostri ragazzi. Oggi vorrei far notare come in mezzo al campo hanno giocato due ragazzi dal 2003, lo Schirripa e lo Ferrari. C'è anche una buona prestazione, direi anche. Io credo ottima prestazione, sono due ragazzi che stanno crescendo, ma io credo oggi la squadra abbia dimostrato di credere nel lavoro, di credere in quello che si fa durante la settimana. Oggi è stato proprio premiato tutto quello che si sta facendo nella settimana.